Buongiorno dottor Patellaro e benvenuto a questa nostra intervista. Grazie per il vostro interesse nei miei confronti. Senta, partiamo con la prima domanda. Cosa ci può dire del mondo produttivo della moda? Il mondo produttivo della moda l'ho affrontato negli anni 80, dagli anni 80 ad oggi. Praticamente ho realizzato dei prototipi miei e non ho mai provveduto a industrializzare il prodotto, sono rimasto a livello prototipi e piccole collezioni, sempre con cataloghi a colori e in più lingue, ma tutto in stand-by. Diciamo che tutte le mie operazioni culturali sono in stand-by, o per ragioni di tempo o per altre ragioni, anche perché se dovessimo vedere l'esito di una lettura dei bilanci, a 50 anni fa avrei già dovuto smettere l'attività sia nel campo della moda, sia in quello letterario, sia in quello artistico con i disegni e i quadri. E senta, come artista, lei come valuta il lavoro prodotto? Sì, il lavoro prodotto, tutto il bene del mondo passa attraverso di me, mi sento di dire questo in sostanza. Ultima domanda, due parole, se ci può dire due parole, per il cinema, riguardo al cinema. Qualcuno che potrebbe prendere i miei testi e svilupparli in Italia, Ken Loach, ormai è stato premiato Locarno nei giorni scorsi e ha dichiarato che non farà più niente. In Italia ci sarebbe Stefano Rulli, che è un bravo sceneggiatore e regista apprezzato. Va bene, dottor Patellaro, abbiamo concluso la nostra intervista. Perfetto, grazie La ragazzi, ringrazio. grazie, salve.